100 secondi con chi narrerevo, io sono Francesco Sgnolini e sì, mi sono tagliato i capelli e questi sono i 100 secondi nei quali parliamo delle notizie principali avvenute nel mondo della tecnologia durante questa settimana. Ma partiamo subito forte, parliamo di tablet. Il Surface Pro 3 è il tablet che vi farà dimenticare il vostro PC, non ci credete? Beh, è una frase pronunciata da Microsoft, mica da noi. Il nuovo dispositivo del colosso di Redmond è però davvero incredibile. Dobbiamo ammettere che ha tutte le carte in regola per fare bene nel suo settore. Se non fosse che, beh, sì, in effetti il prezzo potrà variare tra gli 819 euro e i 1900 e passa euro, a seconda del modello che noi sceglieremo. Cifre accessibili non a tutti, sì. Sicuramente non a noi. Ma quello che interessa a noi è sapere come la pensate. Direte addio al vostro PC portatile e darete fiducia a Microsoft oppure no? Ma cambiamo ora argomento e parliamo di Google, però sempre nel settore tablet. Il gigante della ricerca sta lavorando ad un tablet ricco di sensori e con un software avanzato in grado di assumere e interpretare precise immagini 3D degli oggetti. Il tablet dovrebbe avere un display da 7 pollici e sarà disponibile con due telecamere posteriori e sensori di profondità a raggi infrarossi. Ma come? Non vi ricorda nulla? Ma certo! Certo, Project Tango. Questo dispositivo sarà uno dei primi tablet a sfruttare la nuova tecnologia Google. E la stessa Google prevede di produrre più di 4.000 tablet Project Tango nel prossimo mese, guarda caso proprio in occasione dell'arrivo della conferenza annuale del Google I/O. Insomma, sarà un tablet per gli sviluppatori, ma in futuro questa tecnologia sarà rilasciata anche per un pubblico molto più ampio. Ma concludiamo la puntata di oggi con una notizia un po' insolita, un rumors. Pare che Samsung voglia lanciare uno smartwatch standalone, dunque che non necessita di telefono per funzionare, in grado di ricevere ed effettuare telefonate. Non abbiamo molte notizie in merito e non sappiamo se a bordo troveremo Android Wear o magari Tizen. Fatto sta che dovrebbe mancare poco, perché le indiscrezioni parlano di giugno-luglio come periodo di arrivo dell'orologio intelligente di Samsung. Insomma, noi tutti adoriamo i rumors, no? Non è vero? Tu non li adori? Vabbè dai, staremo a vedere. Ma anche per questa domenica è davvero tutto, noi ci vediamo la prossima settimana sempre su YouTube, magari lasciate qua sotto le vostre proposte, i vostri consigli, le vostre domande, il voto, la mia capigliatura, quello che preferite. Detto questo, vi saluto. Ciao ragazzi.